Che la magia vi colga. Siamo di nuovo qui con la ranocchia magica. La ranocchia magica e il nostro Scarlo, Lidia, vestita da Talmor. Gli odiosi elfi alti. Bene, vediamo un attimo che ore sono. Sono le 10 di mattina. Controlliamo un attimo le nostre condizioni. A livello di cibo e stanchezza. Siamo a posto. Vediamo se abbiamo il cibo per il viaggio. No, non ne abbiamo. Quindi che cos'è che significa? Significa hai che... Hai bisogno di qualcosa? Elda prima alba, cedete da magnà. Da bere per gli assetati e cibo per gli affamati. Grazie, mi interessa il cibo più che il bere. Carne cucinata, 15 soldi. Anche il pesce artigliato, questo è buono, eh? Ripristina 2,20. Questo 3,80. Ci prendiamo due costolette e un pescetto. Dai. Peccato che la modalità sopravvivenza non introduca il fatto di portarsi un sacco a pelo in giro. Beh, siamo pronti a partire, dai. Goditi la permanenza e non rompere niente. Me la godrò, anzi, me la so già goduta. Ancora non riesco a credere che Isabella è morta. Però purtroppo è morta Isabella. Qui c'era Stenvar. Il nostro caro Stenvar. Siedeva qui. Purtroppo non c'è più. Ma bando ai pescetti. Apriamo Windhelm e andiamo subito ad attraversare il portone. A parte che, aspetta, andiamo prima a vendere. Andiamo prima a vendere e a costruire qualche pozione alla fiala bianca. Hai usato tu il mio martello, buono? Eccolo fulmine. Andiamo fulmine. Allora, il nostro caro Misalf. Misalft. Ok, dobbiamo costeggiare qui. Non c'è molto altro da dire. Quasi glitchato qui, eh? Ci fare brutti scherzi. Siamo pronti a tutto. Non ci cominciamo a non sentirci bene. Ma qui è sempre così, eh? Proprio non c'è scampo. Kynes Grove, nuova scoperta. E questo che posto è? Brandwood Inn, figo. Ecco, abbiamo parlato.
frattempo il mio Kajiti di casa sta distruggendo la lettiera. Potete sentire il sottofondo, però tutto bene. C'è problema. Qui sotto cosa c'è? Oh signore. Ai. Lidia, per cortesia, se te ne puoi occupare, te ne sarei molto grato. Ecco. Ci siamo. Eroe il cavallo. Grande il cavallo eroico. Te c'ho bisogno? Diamo una cura? No, non ne ho bisogno. Artigli di orso, li assaggiamo subito. Ripristina vigore. La pelliccia ha un costo in soldi, in septi, molto alto. Ce lo prendiamo. Andiamo a vedere qui sotto. Ecco là. Se sente il drago volteggiare verso l'infinito. Baracca di Riverside. Qui possiamo pescare. Non ci va però. I porri però li possiamo prendere. Qui dentro il nostro amico orso si è divertito, eh? Qui c'è un letto. Eh sì, se è proprio... Mazza, oh. Mannaggia. Oh, le chitine me le prendo. Porri glidiati anche. Oh, c'è un bel baule. Soldi. Questi in alto non ti serviranno più, amico mio. Mappa per la pesca dell'East Marsh. Prendere. Molti libri. Rislav il Virtuoso. Un libro costoso, quindi ci darà un'abilità. Armatura Legerium. Non ci resta che aprire. Tu sei in grado? Non ti muovere. D'accordo. Di che si tratta? Cosa vuoi? Devi aprire. D'accordo. Ho capito. C'è altro? L'ha aperto. Sei fantastica. Questa è bella, eh? Anche la corazza di pelle. Mappa del tesoro. Lo prendiamo. Bene, al momento possiamo andare. Come vedete, andando verso Mesalf, c'è sempre qualcos'altro da fare in mezzo alla via. Beh, lì ci indica un dragone. Qui c'è un gigantissimo.
siamo proprio alla larga. Continuiamo ad andare dritti. Magari trovo la standing stone della, del Ladronach, che è da sti pizzi. Eccolo. Speriamo che non mi vede, ma la sto rischiando grandissima proprio. Però la pietra del Ladronach è importante. Eccola, cioè, è indicata sulla mappa. Giriamo intorno ai lupi che adesso non mi va, descende. Ce l'andiamo a prendere. C'è un'altra caverna, santuario del barlume antico. E immagino che poco più avanti, infatti eccola qui, ci sia la pietra del Ladronach. È andato il mio cavallo. Eccolo. Callo mi suggerisce l'erbetta, non la prendiamo. Se mi avvicino troppo al drago, lui ci punta ed è la fine. Però che figata. Tuttora è una figata. Siamo arrivati. Direi che a livello 10 ci possiamo permettere di togliercelo. Il nostro bonus all'experience. Torno alla pietra del Ladronach. Possiamo vedere che la vita è rigogliosa. E noi chiappiamo tutto, che ci frega. Coloro che si trovano sotto il segno del Ladronach assorbono una parte del danno da incantesimo in arrivo e hanno una riserva maggiore di magica, ma recuperano più lentamente. Ora una sola benedizione, sì? Quanto abbiamo guadagnato? 3 piotte. Bomba. Sì. Necessario. Finalmente l'abbiamo trovato. E ora ci dirigiamo a Mezzalf. Tagliamo proprio verso nord-est. Tagliamo verso nord-est. Qui c'è un fortino. Andiamo a sbloccare? Ah sì, sblocchiamolo. Mistwatch. Mistwatch, se non sbaglio, è il fortino, quello con... Ai ai ai. No, non voglio guai. Non voglio nessun tipo di guai. Sì, nord-est e qui dovremmo esserci. No, due di questi no, eh. Due di questi no. C'è due tigri più un gigante. Merda.
Vediamo se il nostro cavallo magico fa i miracoli. No, non li fa i miracoli qui. Attenzione, forse ce la fa. Forse ce la fa. Ce l'abbiamo fatta. Magic horses for the win. Strada giusta? Sì, strada perfetta verso Mezzalf. Il drago alle spalle, possiamo andare tranquilli. Via, questo ce lo facciamo, dai. Dai, Lidia, questo ce lo facciamo, dai. Bene, bene, ce la siamo cavata. Assaggiamo anche i denti della tigre. Ripristina vigore. Ah, per lì c'è niente. Ricordiamo sempre che le bestie, alle bestie fa molto male il fuoco, eh? Quindi se dobbiamo scegliere una magia con cui attaccare, sempre quelle di fuoco dobbiamo usare. Questo è un tumulo dove risorgerà un drago più avanti, quando triggeriamo l'evento. Torniamo finalmente a Mezzalf. Rovine 2Hammer 100%. Dobbiamo stare attenti. Dico semplicemente questo. Solo che devo sgamare la magia più performante per questi costrutti. Al secondo, punta di ghiaccio. Ma rimaniamo Fire and Ice, la combo super fantascienza. E qui dobbiamo stare assolutamente al ciocco, pieno di trappole che non si vedono. La prima. Ottimo, Lidia ci stava per rimanere secca. Naggia te. Sei un sacerdote. La cavicchio, dai. Piano, molto piano.
resistito? Io adesso qui curo e basta, per esempio. Sei un po'. Resista al ghiaccio, questa è una roba importante. Proviamo dardo elettrico. Sotto, come prevedevo, non c'era niente. Pergamene. E pietre preziose. Null'altro. Bella sta mappa. Ok. Di qua allora. Cosa vuoi? Prendi questo. D'accordo. Ho capito. C'è altro? Brava. C'è altro, sì. Cosa vuoi? Prendi questo. D'accordo. Ho capito. Prendi questo. D'accordo. Ho capito. E anche questo. D'accordo, ho capito. D'accordo, ho capito. Brava chicca, pia tutto. Non vedi che roba bizzarra. Attacchiamo? Cosa sta facendo questa? Cos'è, ricoglionita? Roba da non credere. Escono da qui i ragnetti. Raggiungi l'oculario. Sì, va bene, è questo che dobbiamo fare. Ti copro le spalle. Cosa vuoi? Basta. Prendi questo. Brava. Prendi anche questo. D'accordo, ho capito. C'è altro? Ottimo. No, non c'è altro. Abbiamo destato qualcuno? Thank you.
Ciao Rus, cacciatore inesperto. Lidia si sta facendo le seghe. Scappi? Brutto pezzo di merda. Sei un sacerdote. Assaggiamo. Danneggia vigore. Se stanno insetti qui dentro, fammi mettere il fuoco, va. Mi sembra un po' più appropriato. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Un altro ancora. Il Charus qui gli ha rotto il culo, eh. Oh, di tordo ripristina il vigore. Questa è buona, eh. Sacco a pelo. Dormiamo un'oretta? Dormiamo un'oretta. Non me lo faccio ripetere due volte. Abbiamo sempre fame. Di quale trappola si parla qui? Brava Lidia. Un incantesimo pure. Sei un sacerdote. Ce n'è un altro.
Che te piglia un trono? Maledetto. Mamma mia, se fossi da solo sarebbe veramente un problema. Gesù. C'è un buco là sopra. Ma non possiamo raggiungerlo. Procediamo senza indugio, dai. Cosa vuoi? Puoi prendere questo? D'accordo, ho capito. Sì. Quest'altro lo puoi prendere? D'accordo, ho capito. Piglia su. Che brava che sei. Accidenti. Brava. Tanca di tutto la ragazza qui, eh? Cosa vuoi? Apri. Mi dispiace, ma non posso farlo. Ci penso io. Storia. Allora. Cosa vuoi? Adesso te lo dico. Voglio che prendi questo. D'accordo, ho capito. Piglia su. Prendi questo. D'accordo, ho capito. Anche questo. D'accordo, ho capito. Poi. Questo. D'accordo, ho capito. C'è altro? Granato perfetto. Anello della parata minore. Tiro a bersaglio. E niente proprio.
Ma se bugga, ma com'è possibile una cosa del genere, so. Fa male passare là davanti. Guarda che mi è toccato fa, giusto perché sei buggata, che te via un bene, Lidia. Non ti dico di raccogliere più niente, perché se te buggi, stop, basta di attaccare. De giri è una smartita comunque. Proviamo qui prima. Grande bottino, eh. Che schifo. Vabbè, ci avremo una ragione. Aprire. Cosa incontreremo qui? Cosa vuoi? D'accordo, ho capito. D'accordo, ho capito. D'accordo, ho capito. D'accordo, ho capito. C'è altro? Sì. Anche questo. Cosa vuoi? D'accordo, ho capito. C'è altro? Dov'è Lidia? Dov'è Lidia?
incantesimo curativo. Sei un sacerdote. Oh, facile, facile. Bravissimo, Lidia. Veramente un comportamento da fuori classe. Andiamo, andiamo. Ho fame? Cosa abbiamo per recuperare? Mangiamo un pomodoro, ci sentiamo meglio. Cosa vuoi? Se vuoi farmi il favore, ecco, prendi anche questo. Capito. Via su tutto. D'accordo, ho capito. C'è una fine a questo? No, prende su indefinitivamente. Muoviamoci dunque. Che torno a camminare normalmente. Ah ah ah. Falmer. Molto male. Falmer e... ragni meccanici non benissimo qui, eh. Io continuo a prendere roba. Roba che mi può aiutare con le mie skill. È proprio qui che dobbiamo andare. Alla caldaia di Mzalft. Continuano i morti. Qualcuno li ha fatti fuori questi. Talmente olio nanico che ci posso aprire un'officina praticamente. Officina Dwemer 2.0. Attenzione alle trappole. Le trappole qui sono letali. Facciamo colare da una trappola, abbiamo chiuso. Vediamo se qualcuno risponde. Niente, non risponde nessuno. Sa tanta roba comunque. Allora, armi. Questi li darei tutti via. Mi servono. Eccolo lì. Ci dispiace assai. In realtà non ci dispiace per niente. Ah,
c'è niente, Lidia. C'è un altro del Sidono morto. Una strage. Ho raccontati 5 fino adesso. Non pochissimi. Che palle bilaterali. Possiamo tirare su anche un lume di candela, all'occorrenza. Comincia a essere necessario vedere dove camminiamo. Eccolo, appunto. Preso in testa. Coraccio, si è messo in angolo da solo. Dai, vieni qua, vieni. Lo vuoi un arco Falmer? Quanti danni fai con st'arco da merda qui? Secondo me un arco Falmer ti farebbe bene, anche un po' di frecce nani, sai. Non ti muovere. Tiè. Sono pronta a portare il tuo peso. Porti già tanto. Perché lei è una da spada e scudo, capito? Ne prendo uno e poi lei può finalmente impugnare l'arco. Eccolo qui. Viamoci dunque. Lo prendo io. Doppia punta di ghiaccio per lui. Brava! Adesso quello ce lo fappiamo noi. No, se l'è preso lei.
questo difficile. Non lo so se riusciremo. Eccolo qui. Tutta roba per l'enchanting qui, eh. Una panca di pietra. Ci sediamo, si apre una porta magica. No, non si apre il cazzo. Ho provato. Ora o entriamo qui. O entriamo qui. Ma qui non c'è niente. Merda. Quanti granati perfetti abbiamo trovato qui dentro. E un ceppo di folletto. No, questa sensazione non mi piace, Ed eccolo qui. Sei full, Lidia. Che cazzo di lamenti. Non è incredibile, no? Che si lamenta? Era full. Sei full, sei. Ti lamenti. Piano. Cominciamo a trovare le uova di Torrione, Spada nanica. 11 danni. Sarà meglio lascia? Sì, sarà meglio lascia. Io sento ancora rumori di Jarras. Un Falmer. Che fai? Scappi? Ti seguirò fino all'inferno. Ripigliate. Non so se abbiamo ancora compagnia. Sto al limite con il loot, eh. Preso anche il trappolone, si è preso. Vai Lidia, finiscilo. Morto.
posso più prendere niente. Tre grimaldelli me li piglio. Jarras presi. Che brutta trappola mi sarei preso sui denti. Niente, liscio, liscio, liscio. Sei un sacerdote. Mi ucciderò. Brutte merde. Altro ricercatore del sinodo. Bastone dei dardi elettrici, non posso prenderlo purtroppo. Fasce di fuoco fatuo. Passaggio. Questo non lo posso tenere, peso 8. Sangue per terra, brutto segno. C'è nessuno. Ricercatore del sinodo morto. Doppia punta di ghiaccio. Eliminato.
quanti materiali. Sto trasportando troppo peso, però è troppo importante sta roba. Cos'è che pesa tanto qui? Che pesa tanto qui? I libri. Via la tiara. Via la tiara. Queste qua sono molto importanti per le mie ricerche alchemiche. Mi sembra uovo di Chaurus, polvere di vampiro, pozione dell'invisibilità. Se non mi ricordo male, invisibilità. Vediamo per un check. Non c'è nessuno. Questi li lascio. Sono più importanti le uova. Finito male, muschio. Sto al limite, posso... Ardua. Sant'Ambrose. Ardua, no. Devo provare a entrare assolutamente. Eccolo qui. Questa apertura leggendaria, eh? C'è un oro. Lo posso togliere lo scheletro? Sì. In modo che io possa dormire. C'è un libro, il Lorcan Lunare. E lo prendo pure. Una chiave, la chiave della stanza di Mzalf. Probabilmente era questa. Amuleto di Kinaret. Non la ritrovo più. Naggia mio. Questo me lo voglio leggere. Via il lingotto.
Livelliamo dentro Mos Alf, attenzione. Io una botta a salute gliela darei. Ma proprio un punticino. Leggermente più robusti, ci sta. Ci sta, ci sta. E il punto dove lo mettiamo? Distruzione 40. Richiede 60. Puoi piazzare le rune 5 volte più lontano. Perché no? Runa della fiamma e punta di ghiaccio. Morto. Senti, vieni qua. Le spalle. Sono pronta a portare il tuo peso. Dammi qua, va. Fa strada. Io l'ho ridati. Sono pronta. Mannaggia, gli ero ridati. Non lo dovevo fare. Prendo. E prendo. Tu. Ora a questo punto li butto per terra. Avanti, io ti seguo. Cosa vuoi? Prendilo. D'accordo, ho capito. D'accordo, ho capito. Aprilo, che a me non me va. C'è altro? No, non c'è altro.
bisogno di un po' di pozioni. Brava, decapitato. Chi te raccoglie è bravo. Sventura non morto. Incendio non morti di livello 37. E li mette in fuga. Questo non mi serve. Troviamo un'armatura, lei non si indossa l'elmo. Non possiamo proteggerla quanto vorremmo. Si prosegue di qua? Sì, si prosegue di qua. C'è una discreta luce. Mia lunghissimo mezzalf, eh? Ma che ti arrendi? Che ti arrendi? Non c'è più spazio. Non ho più spazio. Devo lasciare gli ingredienti a casa la prossima volta per le pozioni. Non si può continuare così. Cioè non si può andare all'esplorazione con le tasche piene di ingredienti alchemici, proprio non è fattibile. Qui c'è più di qualche Dwemer. Sei Dwemer, Falmer. Ora la pagherai.
Brava, così si fa. Sti pezzi de schifo. Acchiappa quell'altro. Cristallo di focalizzazione. Preso. Niente, ogni tanto proprio saltano. Andiamo di channeling e basta. Oh, la musichetta che avete sentito nel background è presente nel momento in cui finisci il dungeon. Un sacco di roba, un sacco di oro da dover prendere, però proprio un'isba, non ce la facciamo. Rischiato. Rischio grosso. Fatto fuori? Dove? Ah, eccolo. Merda. Catena di fulmini. Ma come si fa? Non si fa. Chiave dell'osservatorio. Ecco, questo lo posso equipaggiare, per esempio. È un ottimo anello. Finalmente qualcosa. Sono 20 e passa ore che non trovo roba per la build. Andiamo, abbiamo preso la chiave dell'osservatorio. Possiamo sgattaiolare via. Non posso più prendere niente per terra. Qui cosa c'è invece? Porta ardua. 5 grimaldelli. Non si apre.
Non si aprirà mai. Devo andare qui. Accesso all'osservatorio. Perfect. Siamo arrivati? Forse. Gavros? Sei tu? Avevo quasi abbandonato le speranze. Lascia che ti apra la porta. Apri. Dai. Non sono Gavros, però. Cosa ci fai qui? Che è successo a Gavros? Gavros è morto. Sono stati i Falmer, vero? Che siano maledetti. Hanno rovinato tutto. Se Gavros è morto, non abbiamo più speranze. Sarebbe dovuto tornare con il cristallo. Senza di esso, tutti i nostri sforzi sono stati vani. Anche tu. Se sei qui in cerca di tesori, saggezza o altro, temo tu stia perdendo tempo. La prima volta non ha funzionato. Ho cercato di dirlo a Gavros, ma non ha voluto darmi ascolto. No, non farà troppo freddo, ha detto. Ebbene, avevo ragione io, no? Il cristallo era stato focalizzato in maniera completamente sbagliata quando siamo arrivati qua. Il freddo lo aveva deformato. Gavros dovette fare ritorno a Cyrodiil. Lasciando gli altri qui a respingere quei dannati Falmer. Allora dimmi, a che cosa serve il cristallo? È stata un'idea davvero brillante. Io ne sono l'artefice principale, anche se Gavros si è preso tutto il merito. Tuttavia non posso dirti altro. Si tratta di affari ufficiali del Sinodo. Va bene, allora mettiamo le carte in tavola. Sto cercando il bastone di Magnus. Davvero? Ah, mi dispiace, ma non posso aiutarti. Ho bisogno del cristallo per fare qualcosa. Ma dai, sono sprovvisto. Eccotelo qui. Come hai fatto? È questo? Sì. Non so chi tu sia, ma potresti aver appena salvato questo piccolo progetto. A proposito, tu chi sei? Sono Grak, la lucertola magica. Faccio parte dell'Accademia di Winterhold. Dici sul serio? Savos non ci ha nemmeno concesso udienza quando siamo venuti da voi. E ora tu vieni qui a chiedermi qualcosa? Sappi che non ci si comporta così. Ma dato che mi hai salvato la pelle, forse posso dimenticarmi il passato. Per ora. Vieni, ti spiegherò tutto strada facendo. Ok. Non mi interessa cosa ha detto Gavros. Andiamo lì, dai. Idea. Il consiglio sarà messo al corrente al mio ritorno. Sono stato io ad avere l'idea di usare questo oculario. Non so come. L'ultimo qui dietro. Stanno finalmente per dare i loro frutti. Che significa? Questi risultati non sono affatto quelli che mi aspettavo. No. Questa proiezione dovrebbe essere accesa nel cielo notturno. Qualcosa che sta creando una quantità incredibile di interferenze. Wow. Pare ci sia qualcosa a Winterhold. Qual è il tuo vero scopo? Stai forse cercando di sabotare il mio lavoro? Cosa c'è? Che cosa hai fatto? Sapevi cosa stavamo facendo? Sei qui per assicurarti che il tuo piano funzionasse e per mandare all'aria il nostro lavoro. Spiegati meglio. Calmati. Tu e la tua accademia avete mandato in fumo anni di duro lavoro. Ma quale? Penso amici e compagni di lavoro per colpa dei Falmer. E tu vuoi che mi dia una calmata?
Come hai fatto? Non so di cosa stai parlando. O stai mentendo, oppure... Tu hai qualcosa nella tua accademia, non è così? Qualcosa di incredibilmente potente, più di quanto avessi previsto. Di che si tratta? L'occhio di Magnus. L'occhio di Magnus? Se ciò significa quello che penso... Ah, interessante. Di che parli? Stai cercando qualcosa, vero? Il bastone di Magnus? Anche se stai tentando di mandare all'aria il mio lavoro, c'è ancora qualcosa da imparare qui. Non posso entrare nei dettagli. Sarebbe come svelare molti dei segreti che il Sinodo ha appreso nel corso degli anni. E quindi? Inoltre dubito che saresti in grado di comprenderli. Hai mai visto il planetario nella città imperiale? È stato la fonte di ispirazione per questa idea. Invece di proiettare il cielo, proiettiamo Tamriel per intero. E poi imbrigliamo le energie latenti per ricoprire le posizioni di... Ciò che conta è che tutto questo lavoro è stato fatto per svelarci le fonti di un grande potere magico. Solo per tutelare la salvaguardia dell'impero, ovvio. Eppure alla fine ci sono stati rivelati solo due luoghi. Uno è la nostra accademia. L'altro, dunque, non può che essere la Viridian. Aia! Allora, mago di Winterhold, nonostante le tue intenzioni, sono riuscito a scoprire il tuo giochetto. Anche ammesso che tu mi abbia raccontato solo bugie. So che hai qualcosa, Winterhold, che potrebbe interessare molto al Consiglio del Sinodo. D'accordo, allora. Dirigiti a Labyrinthian per cercare il tuo bastone. Io tornerò a Cyrodiil e consegnerò il mio rapporto al Consiglio. Ecco, però... La questione non è finita, te lo assicuro. Quindi Labyrinthian? Sì, è probabile. Sì, certamente. Ma ora non importa, perché tu hai qualcosa di ancora più importante nella tua accademia. Il Consiglio sarà messo al corrente di questo. Loro scopriranno quali sono le tue intenzioni. Sei impazzito. Lo pensi davvero? Credo di aver scoperto più di quanto osassi sperare. Non mi inganni con i tuoi trucchi. Vabbè, ciao. Direi che abbiamo finito. Direi che abbiamo finito, sì. Dobbiamo andare al Labyrinthian. Usciamo da questo posto, Lydia, dai. Hai dimostrato la tua abilità, ma il difficile viene adesso. Ah, eccolo, Quaramir. È imperativo che tu torni subito all'Accademia. Ti verrà chiesto di agire e in fretta. Accetta la sfida e scopri di che cosa sei capace. Sei sulla strada giusta e trionferai. Va bene, maestro. Siamo in cima al mondo. Favoriamo la discesa. Ma come scendiamo qui? Da qui. Tutto questo è magnifico. Eccolo fulmine.
Arco orchesco del tepore. Sono dietro di te. Come posso esserti utile, Tain? Te lo do subito. Muoviamoci dunque. Se è meglio se scendiamo qua. Scendiamo qua. Non vorremmo mica morire come dei coglioni, che siamo cascati male. Voglio tornare in accademia. Stanno cercando gente coraggiosa che voglia contrastare la crescente minaccia vampirica. Che ne pensi? Che odio i vampiri. Si può fare, ma adesso ho altri impegni. Ah, a Isran piacerai. Parla con lui a Forte Dongard, a sud-est di Riften. Valuterà se sei all'altezza del compito. Va bene. Va bene, valuteremo. Se hai degli affari all'Accademia, che ne dici di saziare il tuo appetito? Dovremo mangiare. Un doppio branzino. E vai. Va bene, allora. Dormirò in accademia. Ah, ci riscaldiamo un attimo nel frattempo. C'è stato un incidente, vero? Dato che è la prima volta che capita, lascia che ti avverta. L'Accademia non tollera questo genere di comportamenti. Suggerisco di fare una donazione all'Accademia, come gesto di buona volontà da parte tua. Solo per coprire le spese per i danni. Mi capisci? È successo? Credo che 250 monete d'oro dovrebbero bastare. La mia sospensione, perché? Oh, eccellente. Farò in modo che giunga a chi di dovere. E mi assicurerò che la sospensione... Bah, questa cosa non l'ho capita. Sono felice che abbiamo risolto questa faccenda. Ma perché? Spero di non doverne più riparlare. Abbi cura di te. Che incidente è accaduto, scusa? Tana Eva. Non lo so. Sembra un incantesimo di difesa. Ma chi l'ha lanciato? Ankan? Come? Non mi importa cosa sia. Voglio che lo prendi a te ora. Voglio sapere cosa ci fa lì dentro. E con questo cliffhanger.
chiudiamo le avventure per oggi e riprenderemo la prossima volta da questo esatto momento.